minuti al giorno. Chissà quanti di noi abbiamo dovuto partecipare ad albe forzate, ad albe non festive e volontarie come queste, ma insomma ad albe forzate, ad albe di lavoro, ad albe sui posti di lavoro. Voce qua dentro, dici? E questa è. Questa è. Se possono aumentare il volume loro a distanza, ma io più di questo non ce l'ho. Come dici? No, ce l'ho proprio in bocca, guarda. Ce l'ho proprio in bocca, posso. Dunque volevo cominciare da un verso di una poeta russa a me preferita, che si chiama Marina Tsvetaeva. Io non so dire poetessa, è una cosa che mi è antipatica dire poetessa. Per me poeta è un genere senza sesso. E ho scoperto pure che in russo si dice proprio come si dice da noi, poetessa. Che poesia si dice poesia, e poeta si dice poeta. E che una poeta russa non gli piaceva neanche a lei di farsi chiamare poetessa, e si faceva chiamare poeta pure a lei. Comunque Marina Tsvetaeva dice, scrive un verso che fa così: oltre all'attrazione terrestre esiste l'attrazione celeste, e non aggiunge altro. E però non è una semplice rovesciamento poetico dell'attrazione terrestre, è una precisa osservazione naturale. Una precisa osservazione naturale. Esistono in natura delle forze che spingono dal basso verso l'alto, a contraddizione della legge di gravità. Per esempio le correnti ascensionali di una parete al sole, le maree, le eruzioni dei vulcani, il gas dei palloncini, e il fuoco, le preghiere e le serenate spingono dal basso verso l'alto. La differenza tra le preghiere e le serenate è che tutte e due bussano a un balcone chiuso, ma le preghiere pretendono che ci sia qualcuno là dietro. La serenata è incerta, insomma, prova, un tentativo per vedere se si apre. E poi l'albero. L'albero è la più bella figura che spinge dal basso verso l'alto. Allora vuole quella leggenda che quel matematico e fisico inglese si sia accorto della legge di gravità perché gli era caduto sulla capoccia o sulla parrucca una mela matura o mezza marcia. E allora da quel contraccolpo sarebbe risalito a una legge di gravità. Così dice la leggenda. Ma com'è che non gli è venuto in mente a quel matematico e fisico inglese che c'era stata un'altra forza opposta che sfruttando linfa, clorofilla, luce, aveva portato la mela in cima a quell'albero? Ecco, un matematico e fisico inglese poteva trovare la legge di caduta, ma ci voleva una poeta russa per nominare la legge dell'attrazione opposta. L'albero è la più bella figura di contraddizione della legge di gravità. Spinge dal fondo della terra per trovare posto in alto, forzare posto in alto, alzare la formula dei suoi rami. In una parte del Vangelo di Marco si racconta di un miracolo che il protagonista di quella storia compie, ne compie tanti. È uno che fa dei miracoli, diciamo, simpatici. Non quei miracoli solenni e giganteschi che faceva Mosè o Giosuè, aprivano il Mar Rosso, fermavano la luna sopra il sole, sopra la valle.
Miracoli che poi, insomma, si richiudevano su se stessi poco dopo, molto solenni ma di breve durata. Faceva dei miracoli più piccoli, però più affettuosi e più duraturi. Aggiustava qualche storpio, che andava storto, lo faceva andare diritto, lo faceva pure correre. Qualche lebbroso gli allisciava la pelle, gli allisciava il pelo, che quello non gli veniva più, quel guasto. E a qualche ciecato dalla nascita gli faceva rivenire la vista, gli faceva arrivare la vista per la prima volta. E così succede in località Bezzaida, che un ciecato dalla nascita si avvicina a lui. Bisognava che si avvicinassero, perché quell'energia era un'energia che riguardava la vicinanza, il corto raggio. Non tanto lontano arrivava, bisognava che fossero nei paraggi, insomma, che fosse a contatto di superficie per ricevere questo beneficio. E così questo cieco si avvicina a contatto, e allora il giovanotto provvede, prende un po' di terra dal suolo, ci sputa sopra un po' della sua saliva prodigiosa, la passa nelle orbite del cieco e quello vede. All'improvviso la prima cosa che vede sono degli uomini, e allora dice: vedo gli uomini, alberi che camminano. È la più potente allucinazione che si può riferire alla figura umana, la più lusinghiera.